Allora. Allora, noi siamo qua nel nostro bel posticino. Ah, qua è attivo, quindi credo che basti andare semplicemente sopra, scusa. Sopra per attivare. Per attivare l'OMSOM. Sì. Per la Chicago Typewriter che siamo qua. Altre volte cazzo ne abbiamo l'abbiamo che limite il biome porta al fine del tutto del tratto di ingress warstone in the labyrinth. Sì, basta, va. Ah, sei ricordato? Aia! Corri! Aia! Au! 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 Quanto male mi ha fatto questo gormita? Io devo fare una cosa però. Perché non posso più correre adesso? Come in combattimento? Ma non sono in combattimento. No, questo è. No, non quello, Rick. Altro. Easy scan. Oh. Easy. Again. Again. Just trying to get comfy on my legs, but I don't have a lot of things on my legs. So it hurts. Eccola qua. Ah, bravissimo. Via. Bloodborne su PC, arriviamo. Esatto. Andiamo prima Bloodborne, prima di... C'è un bel po' di strada da fare per andare a... coglioni. Ah, cazzo, c'è anche un'armatura. C'è anche un'armatura unica e un achievement per quando è la Tommy Gun Chicago Typewriter. Sì, però se non ho capito come si fa, quindi... Ce l'ho io la guida qua sott'occhio. Guardate, okay. C'è un set d'armatura pesante. Un altro segmento. Capo. Sentirti che sembra facile. Farà più cagare di questa, perché tanto abbiamo visto che funziona così. Sì, non è la parola che userei. Picciatevi. Quindi dove dobbiamo andare? Facciamo per prendere la Tommy? Andiamo a vedere un attimo qui dentro com'è. Adesso però... siamo a Yharnam. Sì, ci sono stato qua. Vai, lo so, sono, lo so. Sono due mondi che si stanno fondendo. Signore. Vai, parla col signore. Opo, questo è ciò che significa. Ciao, lo sai anche tu, tutto ciò che noi Dran prima. Guarda su, bellissimo. Proprio come noi. Siamo nati prima della venuta del re, il nostro spignaro. No, abbiamo veramente beccato questa storyline. Perché? Lo sappiamo. Perché quando hai il DLC puoi beccare o una delle due storyline originali o la storyline del DLC come storia. Come trama principale proprio. È piombato dal cielo. Quindi ci facciamo i DLC nella trama? Sì. Praticamente sì. Se ti capita sì. Le onde. Ok. La consapevolezza. Perché parte così? Storyline. Devi ricominciare la storia e cioè, resettare no, la dico, campagna. No, dico, ma parte così, quindi, no, non lo so. Non lo so, sì. Però sta parlando del King, magari. No, il King, che io sappia, c'è già in... Sì, perché in questo pianeta non qua si sono uniti gli Elfi, che sono il King, e gli altri hanno invaso... Una volta che ne vedi... Ma il re, e una volta che... Noi diventeremo i suoi, ma non c'è altro che sapere e sapere... Oh, è troppo! Fai sorry, ma teniti che sogni. Anche i addio stri. Vabbè, vediamo. Il minimo si butta, Sì. Ma speriamo. C'è un altro signore qua. Vorrei saperne di più. Ma di questi giorni conoscere la verità può essere fatale. Puoi aprire? Che cazzo c'è? Guardate dal buco della porta. C'è la regina qua, c'è la regina, dobbiamo andare a parlare con lei.
c'è una signorina. Una signorina, c'è la regina, c'è l'elfa, c'è una tipa che bisogna parlare con lei. Però lei è già nella quest line base. Ah, ma lei è incatenata, non... però. Perché uno dice che è il mondo che si è unito a questo, quello elfico. Però dico, non è. Non è. C'è anche nella, quella stand, non so come dirsi. Ma lui mambla, ok. Non so, andiamo di qua. Allora, avanti c'è del bordello, ve lo dico. Madonna, che male. Paura. Hai tra, sono io. Dietro, dietro. Ciao. Cazzo, ci ha cavato lì. C'hai elettricità, credo, sui piccolini, no? Sulle vocazioni. Faccio già un dungeon, madonna. Ok. Posso camminare nell'acqua? C'è il signore qua, eh. Sì, perché c'è il dungeon, ci entri dall'acqua. Potrei avere un po' di spazio, per favore? Sono occupato. Qui c'è un signore... Sì, occupato, impegnato. Significa che sono concentrato, sì. Impegnato, ragazzi. Ah, guarda, vedi, più chiedi, più ti chiedi, più mi si sta parlando. Cosa c'è? Hai perso la strada? Per... Ah... You are not Dran. What's a Dran? Pure miseria. No! Ancor più di quanto lo sia io. Chi è che gli ha distrutto il... Sono soliti vestirsi così. Mi chiamo Lei Wise. Lei sono Wise. Lo scriba reale. Royal Scythe the One True King. Dai, cazzo, qua del DLC. Ecco, scriva, per la precisione. Piacere di... Non ti fidi a dirmi il tuo nome. I nomi sono preziosi. Soprattutto... Ma per amor di Crone. Devo assolutamente... Oh... Quanto... Io stesso sono un cucciolo indifeso in confronto agli altri dei. E poi... Il re ha già ucciso o imprigionato tutti i fei abbastanza forti da costituire una minaccia. Mentre i Dran, in queste terre, è l'unico. No, qui c'è scritto, seguendo gli eventi di quando tu detroni il re. Ma non si può sperare di battere. Oh, ok. Non ci sono possibili. È meglio scappare. No, è comunque diverso, sì. Oh, questo qua ti crafta la roba, eh. Da chi? Alcuni altri. Cosa fa? La morte. Modo, sta parlando. È tempo di trovare l'unico mai Dran. Per questo mi vesto così. Perché. Anche qua ci sono due tipi. In base a chi sconfiggiamo, otteniamo una ricompensa o l'altra. Non c'è sera. Chiara, come sempre. Intendo. Sono morto. Ma. E adesso. Non posso. Vado, andremo so... con. Di rado. Decreto. Oh mio Dio! Deve essere registrato per i posteri. Sì, beh, non ci si... Madonna, che è Sabaku! Nel mio caso, ho sempre servito col... Ma ora che è cambiato, forse una volta tutto... Oh, finito le quest. Allora... Io? Something crafted. Sì, dai il caso, sarei felice... Shut the fuck up! Modesto. Fammi vedere! Ah, ok. Che cos'hai? Anelli. Self-inflict bleeding. Ok, ti aumenta il critical chance 10%, però ti mette auto bleeding. Dice di essere maledetti. E della roba, ok. Prego. Madonna, ovviamente. Non fare niente. Qualsiasi. Vogliamo entrare in questo dungeon? Possiamo entrare qui o esplorare un po' come volete. Non so dove porti, quindi... Ah, non so neanche io. Quindi andiamo a vedere. È qua. Eccomi. Oh. Schivare. Fatto la Leto Armor. Quella del Chicago Typewriter. Doveva essere pesante. Vai da Labirinto ci arriva, no? C'è una porta nascosta. Rifugio del coltivatore. Va, che sono i miei cosi quelli, che paura. Sì. Sono cacato. Insomma, siete delle persone davvero pessime. Sono veramente caccatissimo, insomma, che cazzo. Basta sto platforming, già. No, ma in realtà secondo me ci potevi camminare lì. Sa, l'acqua velenosa che muori, esplodi. Non si poteva arrivare a piedi, comunque, va bene. Ma perché fare a piedi quando puoi fare così?
Oh ragazzi, ho trovato un tavolo libero al ristorante. E un viola. Accoppiamento di flusso. Cosa fa? Usare un'abilità rigenera il 10% della salute massima nell'arco di 5 secondi. Vabbè. Con l'abilità più carica deve essere piuttosto forte. Con l'abilità oppure che hanno un basso cooldown. Qua c'è una scala che porta nel fuso. A proposito, fammi mettere, scusa, qua c'è una porta. Oh no, siamo separati da Gabbo come al solito. Vabbè, no, ma sono qua. Ma c'è un signore che dorme. No, c'è un diario, ragazzi. Ragazzi, c'è un signore che mi chiede una mano. Ma dove? Ma è Shrek! Ma dove sei? Ma perché sei sempre da solo in giro? Ragazzi, c'è Shrek dietro una gabbia. Non lo so, noi siamo bloccati qua. Dovete fare il giro. Non possiamo tornare indietro, quindi. Perché? Perché è chiuso. Ma scusami, dove siete entrati? Da lì? Dalla. Che la scala che? Bravo! Vai, bravo, vai. Vieni qua, poi dimmi se c'è la scala qui. Qui non c'è la scala. Vado a parlare con Shrek, sentiamo cosa dice. Vai con Shrek, vai. Dio santo. Devo aprire sta porta, ma non so come. Lì cerchiamo. Cavolo di merda. Perché c'è già un diario che parla di enigmi. Eccomi Shrek. Eccomi. Dimmi tutto. Fammi leggere sto coso. 17 Brigil. Oggi arriva Jarut. Non lo vedo da anni. È una cassa, beh. Allora, una creatura si nasconde nel buio, ci chiama, ci mangia, mangia gli uni e gli altri. Un bel posto questo, mi sembra. Gli uni contro gli altri. Illumina la rovina. Illumina la rovina, l'unico modo. Perché c'è una luce? Mio Dio, è troppo lungo. Ragazzi! Sei tu che tocchi le cose. Mi è entrata una luce aliena nel corpo, adesso splendo. Beh, ci dice di illuminare le cose, lui. E ho delle voci nel cervello. Devi puoi sfondare sto muro con l'arma no. Fammi vedere qua, fammi leggere bene qua il diario, se è una cosa. Ha una cosa che gli sta incollato, una specie di bestiolina. Luccica come una gemma preziosa, ma si muove come se fosse viva. Mai visto? Esatto. Sembrava entusiasta, qualcosa in dire, ammaliante. Negli occhi c'è un bagliore particolare più intenso. Non vuoi dirmi dove ha preso la bestiola? Secondo me c'è qualcosa che non va. È stato un disastro. Jarut ha portato la bestiolina. E io gli ho detto che guarda, porti la roba, inquieti gli altri. Sarebbe una distrazione. Poi l'ha portata comunque. Ovunque siamo andati, la gente ci ha guardato in modo strano. O guardavano lui. E quindi erano tutti incazzati. Lo guardavano male. Allora, lui ha detto che c'è questa creatura che uccide tutti quanti. Perfetto. Fa combattere gli uni contro gli altri e in modo che la gente si uccida tra di loro. Ha detto che dovunque è stata sono morti tutti. Sì, è esatto. Molto rassicurante. Ma anche qua sto vedendo. Praticamente si sono ammazzati tra di loro. Si sono presi a coltellate, sì. Perché era sparita la lucella, la bestiola. E dice la bestia è mia, non è sua. Ma infatti lui parlava di sì, prendimi, però no, uccidimi, tutte le robe così. Sì, no, sì, sono sì. Sono arrivato e mi è entrata dentro. Io. Ah, ha preso te? Eh sì. E adesso dove sei? Sono qua davanti a te. Mi è entrata dalla bocca e adesso brillo. Bravo. Non ho fatto niente, io non ho cliccato niente io, ho solo camminato di fianco. Beh. Hai capito? È l'unica strada per andare avanti. Niente, dice che la luce è l'unica cosa che la può fermare.
Ah no, io ho la luce, forse io non ho la bestina. Io ho la luce con me. Non lo so, però lui dice che la luce è l'unica cosa che può fermarla e quindi... Vabbè. Vabbè, io brillo, ragazzi. Qua su non c'è niente, quindi avete già guardato. No, sono già fatto, c'erano due casse, l'ho già preso. Ma qui? Rendiamo. C'è un signore. Un signore che è molto cattivo. Sembravano dei barili esplosivi, è questo. C'è un altro signore. Eccoli. Sono dei signori cattivi. Sì, ma stai lontano. Dai, solo perché c'ho la luce che puzza, mi dici. Stai lontano. Sì, ma c'ho sta voce che mi sussurra nel cervello tutto il tempo, che fastidio. Beh, non dovessi essere abituato avendo la cupene. Madonna, ma tirano le accette questi. Sì, siamo a Resident Evil 4, Un po' rasteo. Sì, ma Thor, le tue bestie sono più di intaggio che altro. Ma volano. Che cazzo è? Che schifo. Ah, sì, sul soffitto. Stai attento ai rumori. Ci sentono, Guarda, ho fatto fatica, c'ho la lucina qua che mi parla tutto il tempo. Che prima ne ho visti, c'erano quei barili lì che sono palesemente esplosivi. E aia. Ecco, bravo. Ah, fanculo. La vecchia di merda. C'è una scaletta. Ok, qua c'era il signore che avete ucciso voi. Dobbiamo andare avanti di dritti di qua, immagino. Un forastero! Un forastero! Aia! Aia! Che male, incredibile che mi fece! Dammi vicino! Sono già curato, no? Vabbè, che cazzo sprechi che... Ho capito, stavo per morire. È dello spazio. Ah, c'è un Bloodborne qua. C'è un Bloodborne, eh. Il nome è che l'ha giocato lui, eh. Sì, e ho fatto tipo 4 run di Bloodborne. Vabbè, ma Bloodborne è il nome proprio del tipo di nemico, lo sanno tutti. È una scimmietta! No, ma che una scimmietta! Perché hai sparato la scimmietta con un fucile a pompa? Non lo so, sembrava una cosa... In questo posto non mi fido di niente, quindi... Fa abbastanza schifo. Can't stand to conceal intruder. Ah, una signora, morta. Oh! Cazzo è film patapum. Arrivano tanti, eh. È finito. Si è aperta la porta. Dovremmo aver aperto la cosa per tornare di là. No, ancora no. Molto molto lento. Con molta calma. Prova. No. Adesso. Ok, let's go. Arriva, stavo in fase. Che brutta voce che ha signora. Come on.
Ah, lo sapevo. Secret passaggio. Secret. Oh, porca troia, Gabbo. C'è da fare parkour. Vai. Parkour. 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 Aia. Ah, sì. Che male. Stavo volando sulla secco. Burden of the Divine. C'è un Bloodborne lì dentro. Ah, vabbè. Cosa fa questo anello che abbiamo preso? Non so, vediamo. All damage dealt by the warrior is reduced by 10%. 50% of self healing applies to, to allies. Ehi. Morta. Beh, come io ce l'ho adesso. Io ce l'ho già da medico quello. Cosa fa? Ah, hai aperto l'acqua? C'era una bestia che la tappava. Allora l'ho uccisa. Allora stappiamo tutti i buchi di culo. Sì, però non riesco a passare perché ci sei tu con tutte le bestie. Sì, infatti ho aspettato che andasse avanti perché non si capisce un cazzo. Vabbè, no. Ti sento. No. L'ho fatto esplodere. Puoi stappare l'altra cosa, Gabbo? Ti hai guardato? Ma non ne ho viste altre, quindi... No, ce n'era un'altra. L'ho vista, Dio maronta. Vabbè, niente, andiamo avanti. Non qua per tornare indietro. Credo. Per me dobbiamo attivare tutte le casse d'acqua e lì ce n'era una secreta. Sì, perché hai visto che poi c'è il... Sono io. Porco Giuda. Le bestie di merda. Cambierai ben classe a un certo punto, Quando sarà al 10, sì. Oh, sarà un bel momento. In realtà tra poco, perché qua sblocco il Gunslinger. Quindi... Ma signora! Eccoli! Qua sblocchiamo anche l'alchimista. Che hai il miglior vestito di tutti. Luigi! Qua ci sono un po' di Bloodborne. Ma no, i Bloodborne. Arrivano! Sentila, qua è contenta. Aia! C'è un... Sì, c'è la difficoltà. Porca troia. Ah, c'era un signore che mi ha tirato una roba esplosiva, che diverso. No, ha fatto esplodere il barile, c'avevi due barili dietro, nell'angolo. C'è un Bloodborne lì, ancora. Ah, ecco la signora festante che era. Ah, ci sono, ragazzi. Io ci metto troppo a ricaricare. Dire c'è qualcosa, no? Qua c'è un'altra porta da aprire. Sì, io qua che sto guardando. Oh, paccheroni. Tanto arriva gente perché ci mette i soldi 60 anni ad aprire. No, sono andate fatte apposta. Ale. Bravissimo. Vai, li ho segnalati tutti, ragazzi. Sì, ma bravissimo. Io sono rimasto indietro perché ho messo la torretta e non mi va di prenderla, quindi... Uno con la motosega! Ma sentilo, è motoretta grandissimo! L'ho avvelenato però. Oh, stusso, eh! È ciullo lui, eh! Lui è bello ciurlo! L'ho avvelenato ancora!
Dai, dai, vieni a dirmelo. Aia, chi è che spara? Rischio. Trivellato, aia! Se non ti mettere davanti a me! Ma sono in un angolo! Sei un pericolo pubblico mi quella cosa lì. Mi sei appena passato davanti! Ero qua, c'è un muro, non è vero, stai sparando qua! Non è vero, no, la registrazione! Era lì, confermo, sei un pericolo pubblico! Si mette male. Doveva aprirsi la porta o si è aperta? Sì, cioè, da aprire a mano. Sì, si è aperta, ma non... non si è aperta, diciamo. Te la sblocca, poi c'è qualcosa qua comunque, eh? Perfetto, c'era un pentolone. Veramente ma l'ho visto, ma ha fatto zigulì lui, ma grandissimo. Qua ci sono dei signori. Alla scimmia. Figlio del cazzo. Sono dei Bloodborne là. Vedi, se apriamo tutti i tubi d'acqua si apre e possiamo passare di là. Eh beh, sì, certo. Che da qua esce l'acquotta. Continua a avere sta luce addosso che non ho capito. Quelle sono quelle che mi servono. Adesso? Di qua. C'è una scimmia. Non c'è più. Io ti lascio l'altra la rossa. Brucerai! C'è un signore che ho fatto esplodere. Dei Bloodborne! No, avete sfondato il tetto? C'era un viola in alto, ho visto male. No, ho visto bene. No, il viola è un blu. No, vabbè. Punto caratteristica. Oh, cazzo. Aia, signora. Paga, le risponde, non la rimando, eh. C'è Mister Motosega. Due Mister Motosega. E io ho mandato di nuovo il corpo della torretta. Quindi appena può. Aia dietro, porco. Ah, c'è un ogre. Mi ha motosegato. Ragazzi, c'è un orco. È stato un attimo insegnato. Siamo un po' impegnati, No, vabbè, ma lo sto uccidendo, però. Porco morto. E qua. Fai sembrare che sentivo l'orco, no? Ma perché sto tossendo? Aia. Che continuo a sparare, ho visto. Ma che fai i tentacolini per terra? È proprio davvero un sacco di merda comunque. Beh, insomma, c'è il summoner. Sto facendo un giretto intorno, ma... Ah, qua se mi sa che siamo tornati. A questa che è ancora chiusa, ma non vedo... Dobbiamo cercare il signor... Ah, guarda qua, Torre, vai a parlare con Shrek. Che cazzo? La luce! Se n'è andata. Sì, c'è la luce, quindi adesso esplode.
Ah, vedi, devi portarla da Shrek. Ce l'hai, vero? La mano. Ascolta. I'll pray to for that blighter. Aspetta, aspetta, vediamo cosa fa. Vediamo cosa fa, prima. Preso l'amuleto, allora, attivare un modo che riduce i tempi di recupero delle abilità attuali del 3% per ogni 300 di penalità. Scambiateglielo. Ah, ci ho parlato io con Shrek. Ma niente, come ho detto. Lo senti? C'è qualcosa di diverso. Hai fatto qualcosa, vero? Non va bene. Ascolta, ti offro uno scambio. Glielo diamo o no? Io. Vai, tanto glielo dai tu. Che ne dici? Beh, Shrek ci ha dato delle cose posso utili. Grazie. E non preoccuparti. Presto sarà tutto finito. E i Dran saranno di nuovo al sicuro. Ma questo è Gollum, ha dato un ring, io dai. Sarò di nuovo al sicuro. Strano che un così. Un anello che fa increase reload speed by 5% after reloading. Per bellissimo. Sì, sì. E stacca 5 volte. Presto sarà tutto finito. E i Dran saranno di nuovo al sicuro. Ah, però di lì io sarò di nuovo. Possiamo uscire da questo dungeon? Sì, ma a posto. Come si esce da sto posto di qua? Siamo arrivati da qua. Ma quindi non proviamo a riempire la vasca, no? Ah, a me non ho visto nessun altro ciurlo. Dobbiamo fare un check veloce, non lo so. Un check veloce, possiamo fare un check veloce. Finché siamo qua dentro. Io non ho visto nessun ciurlo, però. Perché mi sembra strano ce ne fosse solo uno. Andando a vedere. Tipo qui c'è una cosa che non abbiamo alzato. Che però forse era quella che non si poteva alzare. Non pare ci siamo. Quella che non si poteva alzare, che abbiamo dovuto circonnavigare tutto per tornare non indietro. Non pare ci sia. Dalla wiki pare che non ci sia nient'altro qui dentro. Ah, ok. Allora posso. L'evento è quello. Va bene. Magari era solo un tipo staccato lì. Come le torri gemelle. Aia. Io non siamo i bersagli per i diritti. No, sono tutto capo. C'è da sparare qualcuno. Allora sono il medico, quindi vi sparo e vi curo. Ho capito. Non è comunque una cosa. Dico al mio medico, però devi darmi un pugno nei denti. Tanto al mio medico. No, non è che tu dici al medico, il medico ti arriva. Buongiorno, come sta? Ti tira uno schiaffo, ti rompe un dente. Poi, ah, guardi, c'è del lavoro da fare. Sto volendo un gran medico. Beh, sì, perché ti spacca un dente con uno schiaffo. Fortissimo, ma, eh. Ma. Qua c'è. C'è la merda velenosa. Cosa che? Le armi pesanti. Ah! Ma già bella complessa, questo. Perché c'è il Gabbo dalla parte opposta della mappa? Perché è Gabbo. Ah no, sta parlando con l'NPC, ok. Guarda, lo fanno di nuovo da dire con l'NPC. Perché la testa nel culo di Rick? Perché ti piace, lo sai. Aspettiamo Gabrielino che. Sapete che si può andare di là, eh? Ah, però adesso mi sa.
infatti ho delle dei portoni da aprire. Un ponte levatoio, che cazzo è? No, quello è da aprire. Occhio. C'è qualcuno in piazza che parla. Sì, loro sono un po' tutti arrabbiati. No, sono gialli, non sono rossi. Sono... aspetta. Vabbè, la lotta razziale tra i Dran e i Fae, ok. Mare di futilità. Che cosa avete da perdere? Quale Ehi, non puzzo così tanto. Che fatta? Posso che fai? Ah! Aia. Vedi, ma non ho colpito. Il debuff è tutto. Porca troia. Stava un miliardo, Au. 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 Ma. Combattimento militare. Aia. Sono morto. Anch'io. Perché ci sono anche le tue vocazioni che danno effetto elettrico se ce l'hanno loro. Dov'è Rick? Ah, qua. Qua. La pagherò più tardi. Pagherò più tardi. Allora, levo 10 e evoco il golem. Con una sola. Cosa fa il muteto che abbiamo preso? È un muteto alla distanza. Au. Because of range damage by 2% and 10% top of health prices of great health. Cos'è che fa? Ma... aumenta il danno. Basta quanta vita grigia hai. Ah. Ma puoi fare via dal veleno, poi vedi tu. Ah. Vabbè, devo un favore. Ma cosa dicevo? Tutto ciò che lancio io è schifo veleno. E che cazzo ne so io che è il veleno tuo, quello lì. Aia, ma... è un coleciano. No, c'è un cosino, un quaderno. Noi pescatori viviamo, noi lo conosciamo meglio dei nostri familiari e le sue leggende soprattutto. Nessuno di noi piace. L'acqua è sempre più scura, sono più imprevedibili, hanno paura, noi tutti abbiamo paura, va benissimo. Sta arrivando qualcosa. L'ambrezza salmastra è diventata pungente, sente come c'è la carne, penso che si faccia qualcosa segnalato nel cielo di un terribile presagio, perfetto. Una risata lontana, la strega inabissata venuta a riva per nutrirsi prima di tornare negli abissi per un altro secolo. E quella cosa nel cielo si è solo fatta più vicina. Non so cosa stia per uscire, ma temo che questa volta le prede siamo noi. Perfetto. È bellissimo che la volta dopo se rifai la campagna è tutto diverso. Tutto? Tutto, no, beh, a parte la storia di fondo, ma le storie dentro i pianeti e i luoghi sono diversi. Quanto è una scala che va da qualche parte? Sì, io l'avevo visto, però stavo cadendo di là. Veramente bei Atan comunque. Li vedo, coglioni. Però ti è entrato. C'è un motosega boia. Devi vedere di che passo siamo fatti.
da minion è corretta, guarda. Guarda prima di entrare lì. Voglio guardare cosa c'è qui sopra. Qua c'è una strada tutta rossa. Anche sotto in realtà, vabbè. Sicuro è quello principale, mi sembra di capire, perché c'è il punto schematario. Ah beh, c'era la scala qua. Salute. Salute. Vai vai, cammina avanti che ti porti sti cosi dietro. I miei babies. No, ma solo perché ho uno spazio, non per l'altro. Leave my babies alone. C'è una cassa che... No, sono dietro qua. Andiamo, mi hanno circondato. Ma chi? I tipi? Gli abitanti del posto? Solo. Solo tu. Ah là. Sto arrivando, Rick. Arrivo. Ah sì, metto bene. Oh, no, vacca. Ah, beh, qua c'è... Lo schifo che mette torre. Vacca, allora, se corro adesso. Qua c'è tanto principale, di là c'ho... Io andrei prima nell'altra parte rossa, però. Qual è l'altra parte rossa? Dove sono io è rosso, per esempio. No, non lo dire voi. Dove siamo noi è rosso. Non per me, più sono già stato. Ma nella parte destra della mappa. A parte se guardi qua dove sono io, c'è tutta la parte rossa. Forse posso raggiungerla. No, piove. Piove. Siamo in Belgio. Ah, tu dici la parte a destra? No, sì. Oh, c'è una porta che non posso aprire. Qui non ci possiamo andare, direi. A meno che non ci... a meno che... A meno che... E qui al passaggio da qui. Vedere. Ci provo. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, cazzo. No, non ci possiamo andare. Non so. Parkour! Ti faccio il giro da lì. No, forse sì, in realtà. Magari si salta. No, è dalla parte opposta dell'NPC dove il capo stava parlando prima. Sì, vado di qua. Hop là. Passo dietro all'NPC. Si passa. C'è una cassa. Ma è chiuso. Sì, è chiuso. E allora mi sa che tanto comunque qua ci dobbiamo tornare tra virgolette dopo, perché c'era... Sì, no, ma è perché è qua dietro la porta, ma non possiamo aprirla adesso. Vabbè. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Almeno sappiamo. C'è un po' di ordine mentale, che non voglio che mi ricapiti la situazione di Naruto, ok? Che devo cazzo per cazzo andare. Beh, si capiamo un cazzo. Diciamo che noi siamo stati a cercare cose che non esistevano. Però le abbiamo cercate bene. Abbiamo cercato benissimo, eh? Vabbè, non l'abbiamo trovato. Perché non esistevo. È così che nascono i grandi esploratori, che bestie. Che bestie.
quali secondo te? Ma sono carini. Ma tengono un sacco di spazio, spingono giù. Dai, manca poco al mio cambio classe. Eccoci qua. È sempre in stealth quest'altro qui. Non si sa mai cosa possa esserci di là dalla porta. Va, caric, ma ha scritto Luca. Baldus. Stanken. Vacca, che brutto posto. Pagate tutti i cadaveri, che schifo, via. Un resto checkpoint, no? Ci arriva proprio un po' spaccando tutto perché droppano perché delle scrap. Io sono praticamente carico praticamente. No, io no, neanche capo. Adesso risponono i cadaveri. C'è una mira. Cos'è successo? Con un elfo appeso. C'è un sacco di gente bruciata male. Stanno arrivando! Non fermatevi ora! Fatemi vedere cosa fatto, siamo fatti! Cosa sta facendo quella signora? Cantare incantesimo? Catturando? Non più. Ah, sta signora è catturita, eh? Ah, che svizzera. Signora, ma stia attenta. Aspettate, ricarico. È pericoloso. Wow. Yes, yes, yes. Ah, yeah. Però non è la viola là in alto. Guarda, un sacco di gente. Stanno arrivando. Alcuni dei... quello. Ok, Gabbo che so. Wood Ring. Aumenta il danno da sbilanciamento del 15. Paura. Fatta. Guarda, signora, signora con una falce veramente cattiva. Bloodborne. Dopo come l'hai pensato? Ma dopo c'è che droppano di più, più quando sali un po' di difficoltà. C'è un passaggio di qua e anche dall'altro lato. Io vado dall'altro lato perché so i bimbi, quindi non sono da solo. Però... Thank you.
L'ho trovato. Niente di qua, no, siete stati voi di qua. Di dritto, immagino. Sì. Un po' di sì. Là c'è una vecchia. Gabbo, io salto, ok. Vabbè, una vecchia da sola. No, ti stavo per sparare nella nuca, però. Guarda, ci hanno visto! Ho bisogno di munizioni! Poverina la signora. Poverina, gira con una doppietta in mano. Poverina, che cazzo. Ce l'ho fatta io. Io ho saltato prima. Ho avuto il tasto prima. Io secondo me sono troppo pesante e faccio fatica. Eppure c'è anche differenza nella pesantezza, non saprei. Oh, non c'è un cazzo. Mare. Ah, vedi che ce n'è uno che si muove. Regenerato, Occhio che c'ha un sacco di gente. Andiamo a discutirlo. Un attimo vicino. Da, c'è recoluto. Non capisco niente, eh. A volte c'è vicino. Vabbè, dietro dobbiamo uccidere, vai, va bene. No, ma si sta riparando tutto! Si è recuperato. Dove andiamo con lui? Non niente, però. Ah, potrebbe essere che merda, non si curano. Dai, si cura ancora. Bisogna ammazzare la strega. Però qua, la sua strega. Vedete buono lui che ammazza la strega. Ok. Massiccia ho preso, abilità ingegnere, giustamente. Sì, se hai l'arma pesante ti muovi meglio. Opportunist, una melee, perfect dodge, activate opportunity, vicino di mirror, critical chance. Bello comunque. Tutti e voi quanta armatura avete adesso? Anche che ci guardo, sono un po'. Ah, scusa, sì, non avevo visto. 160,9. C'è più armatura di me. Io ho 108. Credo che però io sono di livello ingegnere 3. Anch'io.
Ok, allora sì, allora abbiamo, perché più hai il livello da ingegnere più aumenta la... Sì, ho visto. Ammoner 7! Ma lei cosa fa? Io ho 167. È salito power level 9. 160,9. Io ho 103, andate a fanculo. Ti metti una magura pesante. Non posso. E allora? Ma fate più danno, così prendete voi l'altro, bastardi. Che la passa con la falce. Non so, ho tirato fuori la minica e hanno sparato. Avanti c'è il checkpointino. Basta, puoi vedere questo qua che è tutto rosso. Possiamo vedere di qua. Ma sono... Ah, ma sono morte tutte le mie vocazioni. La cassa qui. Sbene, sbene. Molto bene. Cos'è quel tetto rosso lì? Che vacca! Cabo. Cos'era quel rumore demoniaco? Era il checkpoint. Ah, qua c'è un boss. Sì. Adesso arriviamo. Ah, oh no, mi ricorda molto quel boss di Remnant, quello nelle... nella una specie di labirinto, cazzo. Quale? Perché si vede la mappa da fuori. No, che canco, aspetta, era quello... Come si chiama? C'era una specie di fogna anche lì. Era una fabbrica, cosa che era. Che avevi tipo sopra e sotto. E devo usare il checkpoint. Sì. Così ci rifugiamo un... Lego. Oh, dice, shouldn't you go to bed, though? Shouldn't you shut the fuck up? Bene. Devi tagli no, figlio. Non ha tutti Good. I torti, eh. Vediamo che boss è. Vediamo. Oh, no, le scimmie. Oh. Cos'è? È la strega. È una signora. No, fa una risata la strega, potrebbe non esserlo però. Bravo, però bomba, amo, un enorme amo per una vissata. Siamo di un aia. Anche di merda. Ma siamo chiusi. Ah no! Ah! Se lei ci sia contro i muri apre le pareti, eh! No. Aia, aia! E tu a quella torretta, non mia! Ma la mia torretta non mi spara! Sì, la tua torretta ti spara! Facci caso! Ti fa il poco amico con le stesse cose. Ok, cadono cani che ti attaccano dall'alto, Ma sembrano forci, li stiamo già combattendo. Sì, sono cani maiale. Sì, sono dei cani maiale. Sembrano dei cani maiale. Questo è un boss di Dark Souls direttamente, proprio. Signora! Ce l'ha con me. Campo pronto, che arriva la sventagliata. Arrivo capo. No! Andiamoci sotto! Sì? Sto fatto! No!
vado io, poi io a vedere. Tieni di Durango, se c'è Durango. Certo, perché vai, dobbiamo andare a... A me cava metà vita con un attacco. Aspetta che ti tiro su con l'incantesimo, eh. Stai là, stai là. Sto fermo, sto fermo. Ok. Aia. No, sta andando su. Dove è andata la signora porta? Qua. Vabbè. Yawen in qui si fa, eh. Vabbè, sì. Perché attiva sul gabbo. No, non lo so. Chiuso. Chiuso, bisogna andarci a forza di là. Allora, prendo io, prendo io, prendo io. Signora, signora, no. Fatto. No problema. Aia. No. Non mi sono curato il tempo. Ha un ritmo facile da leggere però degli attacchi. Sì, però quando... Ora... Quanti cani maiale. Ma hai finito di far esplodere le cose? Non è colpa mia. Sì, però io ci sono morto due volte per quella roba lì, eh. Devo cambiare cosa all'arma, allora. Vacca. Mi ha piallato. Dai, devo dare un panato. No, no, c'ho... Vedi se riesci a reggere, perché tra un po' c'ho lo spell, eh. Sono a metà, eh. Okay, sì, ce l'ho tra 3, 2... Lascia stare, capo, lascia stare. Alla passiva lui, la passiva lui. Ci stava dentro. Che no, no, era tutto regolare, a posto. Tutto regolare. Vabbè, però ragazzi, c'è, cioè, se continuate a... Non è colpa mia. Signora. No, un altro overclock. Vai! Sei secondo che ce l'ha davvero col gatto? Sì, le faccio anche molto male. Sì, perché lei è quella. Qua gli spazi sono anche stretti, quindi le evocazioni fanno. Ci mettono molto in mezzo al cazzo. Ma non posso. Cosa le faccio esplodere? Wow. Ce l'ho colpita così. Aia! Ma da dietro! Occhio che c'ha la torretta! Normale! Ma te l'ha colpito! Ma l'ho colpito, l'ho colpito in testa, eh! Salta! Ne ha un treno. Uccidere, questo è un boss fregato qui al mente. Però mi premiara, io non ho modo di... Ghiranda e Sagonara. A me non posso dire, potevi colpire da lei finalmente. Quello sì, almeno non dovevo forza... Posto. Non ci siamo neanche morti. Beh, io ho usato tutto. Sì, però non ci ha sconfitto, quello intendo dire. Ah no, quello no. First try, sì. Così, nei curicoli stretti quella mod arma è un casino. Perché mi parte ogni tot colpi. E riperini. Io sono morto due volte per quella cosa lì. Normalmente in aree larghe ho lo spazio di farlo, ma lì. Ma quello laser che poi esplode? No, la freccia freccia velenosa. Perché è in automatico la freccia? Parto ogni tot colpi. Ah, non devi neanche attivarla? No, devo attivare quella, però ci vede che schiaccio per sbaglio mentre schivo e poi perché c'è F sopra io schivo con V. Quindi va bene. Infatti nuova mappa. Costa desolata 10. Volete andare in base a prendere il coso buona per oggi?
Ah, possiamo anche fare così, che ore sono? Io dove le... Sono le 23, 17 e 23. Allora, andiamo al labirinto, prendiamoci qua per un momento. Labirinto, fammi vedere un attimo. Ma non dobbiamo andare al labirinto? Sì, quando andare al labirinto. Sì, perché vuoi prendere la Tommy Gun, fagli prendere la Tommy Gun, non sei contento. Scusa, pensavo dovessimo andare in città. E l'armatura di Gabbo, sperando che sia decente. Ma sai cosa non ho guardato? Ah no, avevo anche alta resistenza al fuoco con quest'arma. Fractured Ingress World Stone. Fractured Ingress, ancora qua. È un achievement, un armor, certo che li voglio, cazzo. Allora, go up the staircase on the right. Staircase on the right. There's another small staircase in front of you with enemies. Quindi qua. Qua? È in front of you, quindi qua, immagino. Floating above. Ah, ma vaffanculo, don't go that way. Ma io cammo, come chi cazzo scrive le guide? Ok, turn right and go to the passageway. Ok, era giusto di qua. Follow as you turn left into an open area. Questo immagino. Then lead the soul bridge that you see. Ma videoguida no? O immagini? Ho tolto questa, tutto questa. Fai il cazzo. Ma vabbè. Go behind the portal at the end, quindi là. Chi è che è rimasto dietro tantissimo? Io c'è tutta la mappa grata, deficienti. E dillo, parla! No, volevo vedere quanto ci mettevate. Ma tu fai sempre il giro da solo, che ne so io che la mappa... Ma ero di fronte a voi, cazzo! Non ne so io che la mappa grata, cazzo. Che c'è il veleno lì che li ammazza. Andiamo dai, dal portale. Ok. Behind the portal. Qua c'è il coso, c'è il checkpoint. Ma dietro il portale. Va bene, allora. Non ho fatto niente, mi sa, dietro il portale. Mi guido e poi andate. Io sono caduto giù. Ma qua c'è un checkpoint, eh. Sì, ma non è lì. Ma non c'è niente. Ah no, c'è un portale lì. Devo prendere i tunnelli. Stone bridge that build itself as you approach them. Go behind the portal at the end, then look over the cliff's edge and jump to the portal below. Qui avresti un portale sotto. Ho trovato, sono entrato, però c'è di tutto. Devo andare Gabbo allora. Ok, ora dice, on the other side of the portal, immagino che sarà sto portale go qua. Go through the portal to, on the left. Ok. Up the set of stairs. Quindi non questo. Up the set of stairs. Dice. Non c'è questo nessun set of stairs. E questo è qui il portale. E questo è il portale, sì. Ok. Guardate lì. Up the set of stairs. On the other side, go through a narrow passageway on the left. Ok. And turn left again. Ok. On your left again. You will see stone platform jutting out from the wall. Quella forse. Di saltare. Sto provando a leggere. Parkour. Climb up and jump over this as to ascend the wall.
Ok, allora dove sta andando Gabbo? Sì, dove sta andando Gabbo? Vacca! I didn't think I could make it, but you can do it. At the top you see a small square opening, dove è Gabbo, that you can crouch walk through. On the other side, guarda che buco di culo. On the other side you see the portal below you. Don't drop. Do not drop. Instead turn right and climb up another block. Lì, di sua destra devi scalare ancora. Credo. Devo capire dove. Dice on the right. Dopo. È stato ci si è quasi. Ma qua sto aprendo un portale. Cos'è quel portale lì? Voi siete già andati? Avete già. Che capo? Vai nel portale, Rick. Vai tu. Ah, potete andare entrambi, vero? Vabbè. Scoppiamo. Vabbè, massimo torniamo indietro. Però dovrebbe essere quello, perché Gabbo tu hai scalato la roba extra dopo essere entrato nel porticino. Beh sì, ho visto il buco e sono entrato. Allora, siete lì. Allora. Ah, ma qua. Perfetto, Chicago Typewriter. E dovreste trovare. Oh sì. Inspect the crate. Eccola. Algarest, bye. Bye. Dottor Leto Apostolakis! Com'è? È molto forte. Mi sembra fatto bene. And pop the agenda trophy and achievement. Sì, abbiamo preso il dato achievement. Vacca! Ah, cazzo, a me non l'ha dato, vaffanculo, vabbè, tornerò qua da solo. Adesso andate. Beh, easy è da fare, più sono nemici, ma. Non si riesce ad aprire, no. Si apre uno shortcut qua. Use liquid escape to make it back to the wardstone in the labyrinth. Non so neanche cosa sia liquid escape. Cos'è che ha detto? Use liquid escape. No, è un oggetto che ti permette di tornare al cazzo. Ah. È tipo pugno di fuga. Sì, sì, ho capito. Fatto tutto due, eh. Adesso tornate, basta, dovete tornare al teleporto e fine. Adesso sì che ho un'armatura seria. Non l'hai messa, è più forte è la tua. Ah sì, adesso ho 200 di armatura. E vacca! 112, scusami. Quanto è stussa! Il gormita non mi ha fatto un cazzo. Quindi prendi letteralmente la metà dei miei danni. Che mi città? Dove in città si sì. Ci hanno visto. Buonasera. Salve. La gravità ti ha sconfitto ancora. Dio va, l'ho sconfitto. Dio va, se mi ha sconfitto. Mi ha dato una pelata di culo.